1997, tanta classe, tanto talento. È tutto quello che serve per vincere un grande giro. È Egan Bernal, l'uomo del momento, quello che serve per riscrivere la storia delle corse a tappe, quello che serve per riscrivere una stagione molto complicata fino ad ora per il team Ineos. Benvenuti a Bike Emozioni. Una stagione in cui si presentava subito da grande protagonista. A marzo ha vinto la Parigi-Nizza, la corsa a tappe d'avvicinamento insieme alla Tirreno Adriatico al Giro d'Italia. E al Giro d'Italia doveva partecipare Egan Bernal. Una frattura alla clavicola gli ha negato l'accesso alla corsa a tappe dove sarebbe stato il capitano del allora Team Sky. Le 3 settimane della corsa rosa lo attendevano a braccia aperte perché probabilmente era uno dei grandi favoriti, se non il favorito numero uno, e la controprova non l'avremo mai. Una sfortuna, una caduta che ha rovinato tutto il suo ben inizio di stagione, una specie di maledizione che sta colpendo questi ragazzi da quando la sponsorizzazione è entrata appunto in Ineos. Dopo l'infortunio di Egan Bernal, il team Ineos deve rinunciare anche a Chris Froome per il prossimo Tour de France. Un gravissimo infortunio, una gravissima caduta costringerà il keniano bianco a rimanere fermo probabilmente per tutta la stagione. E quindi, per quanto riguarda la squadra di Dave Blanisport, sarà costretta a riscrivere completamente le gerarchie in vista del prossimo Tour de France. Come se non bastasse, di recente anche il vincitore dell'ultimo Tour de France, ovvero Geraint Thomas, è stato costretto a fermarsi per una brutta caduta. Per fortuna nulla di grave, anzi, il gallese è tornato ad allenarsi e sarà sicuramente protagonista al Tour, anche perché dovrà difendere quella maglia gialla tanto sudata nella passata stagione. Ma rimanendo in tema del Giro di Svizzera, è proprio qui che è cambiata forse l'ennesima gerarchia in casa Team Ineos. Perché il Giro di Svizzera è andato nelle mani di Egan Bernal, che è stato ancora una volta mostruoso. Un successo di tappa e la classifica finale. Fa capire che il ragazzo è davvero in forma e si vuole rifare di un inizio di stagione non andato come doveva. Questo successo può sì lanciare il Team Ineos, ma creare anche dei dissapori all'interno, perché un veterano come Thomas dovrà lasciare spazio ad un giovane come Egan Bernal che inizialmente sarà solo un semplice gregario, ma la strada potrebbe trasformarlo in ben altro. Il colombiano è uno degli atleti più importanti che abbiamo al momento in circolazione, uno dei corridori più forti in salita ed ora come d'ora va veramente molto forte. Al prossimo Tour de France, che prenderà il via tra pochi giorni, sarà sicuramente l'uomo da tenere d'occhio. Attenzione, perché potrebbe finire addirittura a podio e scalzare la concorrenza anche del suo capitano, del Team Ineos, Geraint Thomas.